Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi nuovo video. Ragazzi, vi ricordo che se vi va potete seguirmi su Instagram, detto questo sigla e poi ci diamo dentro col video. Oggi ragazzi voglio parlarvi di un caso che si potrebbe dire solito. Insomma, oggi parliamo di matrimoni, bugie, segreti, ma soprattutto parliamo anche di quanto può essere irrazionale l'amore a volte. Avere una doppia vita in un contesto matrimoniale non è facile. Le cose possono sfuggire di mano, ma soprattutto non si finisce mai di conoscere le persone che ci stanno attorno e questo caso ne è la prova lampante. Coloro che oggi possono sembrare il marito o la moglie perfetta, domani potrebbero rivelarsi i peggiori traditori. Oltre a questo fantastico quadretto, dobbiamo aggiungerci anche i soldi, perché anche loro avranno un ruolo in questa storia. Ma come al solito, ragazzi, partiamo dall'inizio. È il 2008 e Dana Patterson è una donna di 37 anni che vive con sua madre Sara e con il suo patrigno Steven nella sua città natale, Calhoun, una città degli Stati Uniti situata in Georgia nella contea di Gordon. Dana viene descritta dai suoi cari come una ragazza davvero davvero adorabile. Era generosa, aveva tanti amici e amava tantissimo passare del tempo con loro. Però Dana in quel momento aveva chiuso da poco un matrimonio che per lei era stato davvero molto molto doloroso, in quanto aveva scoperto purtroppo che il marito le era infedele. Dana si è lasciata da poco questa situazione alle spalle e di fatto si sta riprendendo. Di conseguenza è davvero riluttante ad aprire il cuore a qualcun altro. Non vuole vedere altri uomini e non si sente effettivamente pronta per rincominciare tutto da capo. È stato difficile per la donna superare questo momento, ma dopo un po' la donna si riprende e per cercare nuovamente l'amore si affida a internet iscrivendosi a un sito di incontri e conosce John McKay, un soldato che al momento stava di stanza in Iraq. Dana e John si vedono spesso attraverso delle videochiamate e in effetti Dana appare letteralmente serenata. Inizia a dire alle sue amiche che aveva incontrato un uomo online, che era bello, simpatico, gentile, però i due ancora non si sono visti di persona. In una videochiamata in particolare, Dana dice a John che non vede letteralmente l'ora di vederlo, conoscerlo, ma gli ricorda del suo passato. Aveva già un matrimonio alle spalle che l'aveva resa restia e poco fiduciosa. John le dice che sa benissimo quale sia la sua situazione e che quindi si sarebbe guadagnato la sua fiducia. I due però, quando si incontrano dal vivo, rimangono davvero parecchio stupiti. Insieme stanno bene, hanno entrambi quella sensazione di conoscersi da una vita e quindi decidono di sposarsi ben presto a Las Vegas. È il 2009 e nei primi anni di matrimonio Dana e John si spostano spesso, fino a quando nel 2011 l'uomo viene trasferito a Fort Eustis, un esercito degli Stati Uniti presente vicino a Newport News, che è una città indipendente della Virginia. Dana si è trasferita in una città molto lontana dai suoi genitori e infatti sta a 9 ore di macchina da loro. Ma è davvero felice con John e si è allontanata da amici e familiari per amore. E in quel periodo in effetti Dana e John stanno davvero vivendo un ottimo momento. Di fatto vivono una bella vita, hanno due cani e li si vede spesso passeggiare mano nella mano e gli sguardi che si scambiano peraltro non lasciano alcun dubbio. Erano davvero tanto innamorati. In Virginia Dana trova lavoro in una società locale per pavimenti, mentre John, suo marito, fa carriera diventando sergente maggiore e lavorando come istruttore meccanico di elicotteri. Però il tempo passa e dopo circa un anno dal trasferimento in Virginia, nel luglio del 2012, Dana inizia a soffrire davvero di forti mal di testa e di vertigini. Pensate che soffriva talmente tanto che non riusciva neanche ad alzarsi dal letto, fino a quando i medici non le diagnosticano l'idrocefalo, una malattia caratterizzata dall'aumento di volume dei ventricoli cerebrali, dovuto ad un eccessivo volume di liquor. Infatti il liquido cefalorachidiano, detto liquor, è un elemento fondamentale in giusta quantità per il corretto funzionamento del cervello. Arriviamo a novembre 2012, quando Dana si sottopone quindi ad un intervento chirurgico, in quanto tre ventricoli del suo cervello erano pieni di liquor. A causa di questa malattia Dana purtroppo deve prendere un congedo da lavoro e John si occupa letteralmente di tutto. Va a prendere le medicine, le prepara i pasti e le aiuta anche a fare le faccende domestiche. Arriviamo a febbraio 2013. A distanza di un paio di mesi dall'operazione di Dana, qualcosa nel loro rapporto inizia a incrinarsi. Avevano numerosi problemi economici proprio a causa delle visite mediche a cui Dana doveva sottoporsi e quindi John, da bravo marito qual è, decide di cercare un altro lavoro proprio per poter portare qualche soldo in più a casa. John inizia quindi a lavorare in un negozio di pezzi di ricambio per auto. John non fa pesare a Dana la situazione. Lei in quel momento non lavora più, ma i motivi
sono più che leciti, in quanto la sua malattia glielo impediva letteralmente. Oltretutto, a seguito di un controllo medico per verificare il suo stato di salute, le hanno comunicato che purtroppo c'era ancora troppo liquido e che probabilmente c'era bisogno di un ennesimo intervento. Dana è davvero spossata, non sa se sarebbe riuscita a gestire un nuovo intervento, ma John è sempre lì, sempre al suo fianco, pronto a rassicurarla. Le dice che ce l'avrebbero fatta, di non preoccuparsi e che ci sarebbe stato sempre lui al suo fianco. Il fatto che John dovesse fare doppi turni per riuscire a coprire le spese mediche pesava ad Anna. Gli ripete che è dispiaciuta, che vorrebbe anche lei tornare a lavoro, ma purtroppo non è possibile, il suo stato di salute non glielo permette. Arriviamo quindi al 16 luglio del 2013. In questo giorno Dana si precipita in tutta fretta da una sua vicina e amica, Heidi Tangle, dicendole che una donna la stava letteralmente perseguitando. C'era qualcuno che continuava a viaggiare avanti e indietro davanti a casa sua, in macchina. Dana e Heidi a questo punto si siedono in cucina per parlare della situazione, del fatto. C'era qualcuno che continuava a guidare avanti e indietro proprio di fronte a casa sua, fino a quando John non si precipita a casa di Heidi. È davvero davvero preoccupato e chiede a Dana cosa sia successo. Dana risponde testuali parole: era di nuovo qui, non ce la faccio più, deve smetterla. A questo punto John le dice che gli ha già detto in tutte le salse di smetterla, non ottenendo però alcun risultato. Ma a chi si sta riferendo John? E chi perseguita Dana? Heidi chiede a John, mentre i due coniugi stanno discutendo: ma scusa, tu conosci la ragazza che perseguita Dana? John sostiene di conoscerla e questa situazione era iniziata proprio nel 2013, in quanto Dana prendeva dei farmaci prima di andare a dormire proprio per la sua malattia. E a quel punto John, sapendo che la donna era comunque intontita dai farmaci, aveva iniziato addirittura a non rientrare in casa per la notte. Peccato che a volte capitava che Dana non dormisse così tanto profondamente nonostante i farmaci. Talvolta aveva il sonno agitato, faceva incubi e quindi si svegliava durante la notte e notava chiaramente che suo marito non era al suo fianco a dormire con lei. Dana da quel momento inizia ad essere davvero sospettosa, inizia a controllargli il cellulare. Inoltre John è sempre al computer, ma appena Dana entra nella stanza in cui è presente anche lui, l'uomo lo richiude immediatamente, come se avesse qualcosa da nascondere. Ma ragazzi, facciamo qualche passettino indietro, perché Dana di fatto scopre l'infedeltà del marito esattamente il 22 giugno del 2013, quando torna da un viaggio che ha affrontato per andare al funerale di sua nonna a Calhoun, in Georgia. John ha un comportamento sospetto da qualche tempo, in effetti. Dana però fa finta di nulla. Però qua succede un fatto. Dana apre il frigorifero e nota che vi sono all'interno degli alimenti che assolutamente non compravano mai. Ma soprattutto la cosa che fa scattare Dana è la presenza di alcune birre nel frigorifero. Quelle birre erano alquanto particolari, avevano un sapore agrumato e Dana sapeva perfettamente che a John non piacevano proprio. Dana gli fa notare la cosa, chiedendogli come mai abbia comprato delle birre che per di più non erano neanche di suo gradimento. A questo punto John balbetta che le aveva trovate in sconto e che quindi aveva pensato di comprarle. Lui non le apprezzava, ma aveva provato a prenderle per farle assaggiare a Dana. Al che, ragazzi, Dana finalmente si innervosisce sul serio, dicendogli: ma quindi questa è l'unica scusa che riesci a rifilarmi? Davvero? Lo sanno anche i muri che non posso bere alcolici a causa dei farmaci che prendo. Quindi Dana inizia a collegare tutto, parlando però ad alta voce, e quindi inizia a dire: lo sapevo che c'era qualcosa che non andava. Sei sempre via, oppure sei attaccato al telefono. E se non è il telefono, è il computer. Torni perennemente tardi. John ci prova a contrattaccare dicendo che non era vero, che erano tutte sue fantasie e che le sue accuse la fanno apparire come una pazza. Ma Dana non è né scema né pazza, quindi lo guarda dritto negli occhi e gli urla in faccia: smettila di mentirmi, pensi davvero che io sia così stupida? A questo punto John è davvero messo alle strette e non può far altro che dire la verità. La sta tradendo, le dice letteralmente che ha ragione, gli dispiace, ma poi contrattacca. Dice da Dana che negli ultimi tempi la sua vita era stata davvero davvero dura. È perennemente sotto stress a causa dei due lavori che deve svolgere. A Dana però queste accuse non fanno effetto. John non aveva mai dimostrato segni di stress esagerati, anzi tutt'altro. Continuava a ripetere a Dana che lo faceva con piacere e che di fatto non era colpa sua se non riusciva a lavorare. Quindi Dana a questo punto va al sodo e gli chiede direttamente: chi è? Con chi mi stai tradendo? John a questo punto si arrende e sostiene che la sua amante è una sua collega di lavoro, di nome Nicole Hochin. Ma chi è Nicole? E da quanto tempo va avanti questa situazione? Nicole ha anche lei una storia con un soldato, Nace Hochin, e la loro relazione
non va affatto bene. Infatti Nace ha servito nella Corea e nel Kuwait e c'è la possibilità che venga nuovamente spostato. Nicole glielo dice chiaramente, non riesce più a sostenere quella situazione. Il marito, ossia Nace, rimbalza da una base all'altra e per di più è anche poco presente a casa. Per non farci mancare niente, anche Nace e Nicole hanno dei problemi finanziari. Nicole inizia a sentirsi sola, si allontana dal marito, fino a quando non decide di accettare un lavoro part-time in un negozio di pezzi di ricambio e John la incontra per puro caso nel marzo del 2013. Nicole, in quel contesto lavorativo, conosce anche un altro suo collega, Gregory Crawford, ma la sua attenzione si posa immediatamente su John. John, dal canto suo, è stupito nel vedere una donna esperta di motori e veicoli e quindi probabilmente tutto è nato da un'amicizia. I due però non si limitano a vedersi nel contesto lavorativo. Infatti iniziano anche a scambiarsi diversi messaggi, escono spesso a pranzo insieme e piano piano il loro rapporto ha iniziato a farsi un po' più stabile. Poco dopo i due iniziano una relazione. A questo punto la storia tra Nicole e John ha nuovamente un'evoluzione, perché i due, al posto di andare a pranzo fuori, in pausa pranzo iniziano ad andare in hotel a fare le cose zozzette. Inoltre John porta Nicole anche a casa sua, nel periodo in cui Dana era al funerale di sua nonna, a giugno. Nicole in quella settimana è sempre stata da lui, si è letteralmente trasferita da lui. Però arriviamo a un punto inevitabile. Nicole dice a John che non vuole più nascondersi, vuole vivere la loro relazione alla luce del sole e quindi chiede a John cosa abbia intenzione di fare con Dana. John dice che tra lui e sua moglie è finita, non prova più sentimenti per Dana. Dice addirittura a Nicole che sta chiedendo il divorzio perché vuole stare con lei. Peccato che siano tutte balle, John non ha assolutamente richiesto il divorzio, almeno non ancora. Forse erano i suoi programmi, ma direi che in questo caso con Nicole ha fatto il passo più lungo della gamba, promettendole di fatto qualcosa di cui neanche lui era certo. Ovviamente per Dana l'infedeltà di John è davvero pesante. Anche il suo vecchio matrimonio, se ricordate, si era concluso per il medesimo motivo: l'infedeltà. Ma Dana in questo caso non si arrende, è determinata a far funzionare quel matrimonio. E infatti Dana, poco dopo aver scoperto l'infedeltà di John, decide di affrontarlo, chiedendogli chiaramente se lui era innamorato di Nicole. John ovviamente risponde: assolutamente no, amore mio, io amo solo te. E a questo punto Dana dice a suo marito che nel suo vecchio matrimonio se n'era andata, ma in questo caso avrebbe lottato per restare con lui. Inoltre dice a John che anche lui avrebbe dovuto impegnarsi per far tornare le cose a posto. Dana continua dicendo a John che se desidera che il loro matrimonio funzioni, deve assolutamente chiudere la relazione con Nicole, altrimenti sarebbe andato dal suo ufficiale di comando e gli avrebbe detto tutto quanto. Perché Dana dice questo? Perché l'adulterio, ragazzi, è un reato grave per l'esercito, specialmente se si è un militare da tanto tempo, proprio come John. Ovviamente questa presa di posizione di Dana ha ribaltato totalmente la situazione, perché Dana avrebbe potuto davvero danneggiargli la carriera. Ecco perché John dice che in realtà ama lei, non Nicole. Poco dopo John dà la notizia a Nicole, che ovviamente non reagisce assolutamente bene, e infatti inizia ad essere una presenza davvero problematica. Nicole di base incolpa Dana per la sua rottura con John, quindi inizia letteralmente a perseguitarla, parte con delle chiamate e di giorno in giorno la situazione peggiora sempre di più. Nicole inizia a seguirla, a girare perennemente attorno a casa di Dana e John. Inoltre capita più volte che mentre Dana passeggia per strada da sola, Nicole si accosti con la macchina urlandole insulti di vario genere e infine passa i messaggi, e quei messaggi erano davvero crudeli e cattivi. Le dice cose del tipo: non hai ancora capito perché tuo marito in pausa pranzo non risponde mai? Gli faccio cose che tu puoi solo sognare. Dana arriva a un punto in cui dà a John un ultimatum. Gli dice chiaramente: o la fai smettere o ti mollo. Nicole fa passare a Dana dei momenti davvero terribili. Inizia a sentirsi perseguitata, sente di non essere al sicuro neanche a casa sua. E a questo punto arriva il giorno della tragedia. È il 26 luglio del 2013 e Dana, dopo aver passato la giornata a casa, sente prima John, che è andato a trovare i suoi genitori a New York. E poi Dana sente sua madre, che la chiama proprio perché è al corrente del fatto che suo marito sia fuori città. Quindi la vuole sentire per capire se sta bene e se è tutto ok. Dana dice alla madre che c'è effettivamente qualcosa che non va. Si sente irrequieta e sua madre, per tranquillizzarla, le consiglia di controllare se tutte le porte e le finestre sono chiuse prima di andare a coricarsi. Arriviamo al giorno dopo, il 27 luglio del 2013. Sono circa le 5:30 di pomeriggio e la madre di Dana, ossia Sarah Pearson, si dimostra davvero davvero preoccupata. È tutto il giorno che cerca di contattare sua figlia senza alcun risultato. Sarah è preoccupata considerando ciò che le aveva detto la figlia la sera precedente al telefono. Ma non è solo questo, infatti Dana
è abituata a chiamare sua madre almeno 3 volte al giorno. Sara abita davvero lontana da sua figlia e quindi decide di contattare una vicina di Dana, che si chiama Lisa, per chiederle di andare a dare un'occhiata a casa di Dana per vedere se è tutto ok, se la ragazza è in casa, se va tutto bene. Così la vicina di casa, Lisa, entra dalla porta principale grazie a delle chiavi di riserva che Dana conserva nascoste fuori di casa. Quindi Lisa entra in casa e inizia a chiamare Dana dicendole che sua madre è davvero molto preoccupata, fino a quando non entra in salotto. È tutto in disordine, come se ci sia stata una rapina, e quindi inizia ad allarmarsi. Entra in camera da letto e purtroppo trova Dana a terra, a fianco del letto, senza vita. Lisa quindi chiama la polizia, che ben presto si reca a casa di Dana e di John. Purtroppo il corpo di Dana non è assolutamente messo bene, pare sia stata colpita da una mazza, un bastone di metallo o qualcosa di simile. Gli investigatori sul momento rimangono davvero scioccati, in quanto quello era un quartiere tranquillo, il classico quartiere in cui non succede mai nulla di grave, quindi di fatto la polizia è davvero confusa. Chi diavolo potrebbe aver commesso un tale crimine? Gli investigatori continuano a raccogliere prove in casa McKay e nel frattempo riescono a parlare con suo marito, John, che si trova davvero a New York. L'uomo al telefono appare terrorizzato, distrutto, e quindi dice agli agenti che sarebbe ritornato in Virginia con l'auto con cui di fatto era partito. Nel frattempo la madre di Dana, Sara, è davvero preoccupata. Da quando ha chiamato la vicina di casa della figlia, Lisa, non ha più ricevuto notizie, fino a quando il telefono squilla e la polizia mette al corrente la madre di Dana della tragedia accaduta a sua figlia. Nella casa non ci sono segni di effrazione, tranne per quanto riguarda la camera da letto in cui dormiva Dana. Ed in effetti gli investigatori hanno pensato che John era fuori città e che Dana fosse la vittima di una rapina finita male, fino a quando gli agenti non osservano per bene il corpo di Dana e scoprono che strette nella sua mano ci sono delle ciocche di capelli biondi, che potevano essere dell'aggressore. Magari Dana, tentando di proteggersi, gli ha afferrato i capelli. Quindi era possibile che Dana stringesse nella sua mano la chiave per risolvere il suo stesso omicidio. A questo punto i detective continuano a indagare nel quartiere di Dana e quindi fanno visita alla vicina di Dana, Heidi Tangle, e le chiedono se esisteva qualcuno che in qualche modo disprezzava Dana. E Heidi racconta ai detective la conversazione che ha avuta con Dana il 16 luglio. In pratica Dana era andata a casa sua in tutta fretta, dicendole che una donna la stava letteralmente perseguitando, la seguiva, e improvvisamente i detective alzano le antennine, scoprendo che Dana subiva delle vere e proprie molestie da Nicole, proprio un mese prima della sua dipartita. A questo punto i detective hanno un perfetto quadro in mente. C'era sicuramente di mezzo un triangolo amoroso tra Dana, John e Nicole. Apprese queste notizie, il detective Jason Cedrics si dirige al negozio di pezzi di ricambio per auto proprio per parlare con Nicole, ossia l'ex amante di John. A questo punto il detective dice a Nicole che la moglie di John ha fatto una brutta fine e sostiene che è consapevole che tra lei e la donna c'erano dei problemi. Ma Nicole tenta di sviare dicendo che sì, c'era qualche problema, ma non era assolutamente una situazione grave. Infatti il detective le chiede: nessuna situazione grave? Ma ne è proprio sicura? Nicole inizia ad essere insicura, la sua voce si fa un po' tremolante. E quindi il detective non perde tempo e le chiede: non è che tra i vostri problemi c'erano anche dei messaggi con delle minacce? A questo punto Nicole prova palesemente a mentire dicendo: ma no, non c'erano minacce! Non ho mai fatto queste cose, avevo solo il computer di John e volevo ridarglielo. Le ho scritto semplicemente per tentare di incontrarci, ma non ha voluto. E qui, ragazze e ragazze, lo ammetto, ho pensato: ma che diavolo di scusa è? Il detective poi chiede a Nicole se lei e John stanno ancora insieme, oppure se è finita. E Nicole risponde che è davvero complicato spiegare la loro situazione sentimentale in quel momento, ma ammette che hanno avuto una storia e sono stati assieme. A questo punto il detective chiede a Nicole dove fosse la sera in cui Dana ha perso la vita. Ma Nicole dice che era con Gregory Crawford, che se ricordate era un collega di Nicole e John. Lavoravano insieme e Nicole sostiene che venerdì 26 luglio erano andati insieme a vedere una moto. A questo punto il detective le dice chiaramente che nella mano di Dana hanno trovato dei capelli biondi, proprio simili ai suoi. Ma a questo punto Nicole appare molto più sicura e sostiene di non essere lei la colpevole. Quei capelli non sono suoi e non ha problemi a dire al detective di testarli pure. Quindi Nicole, il 28 luglio, accetta di andare in centrale per fornire un campione dei suoi capelli. Il 29 luglio, invece, è il turno di John, che una volta tornato da New York, incontra i detective. Le domande per John sono davvero pressanti. Gli chiedono immediatamente se c'entra qualcosa con la dipartita di sua moglie,
aggiungendo che se fosse coinvolto avrebbero sicuramente trovato tutte le prove per dimostrarlo. John ammette di aver tradito sua moglie Dana e di aver avuto una relazione con un'altra donna, Nicole, ma aggiunge che aveva messo fine lui alla loro storia settimane prima. I detective però dicono che Dana non era stata semplicemente freddata, era stata colpita a lungo, con collera, e per i detective ci sono due casi. O era stato John, o era stata la sua amante. A questo punto John aggiunge in modo insicuro: ma io ero a New York, lo sapete, non avrei neanche potuto farlo materialmente. A questo punto i detective gli dicono che notano una certa freddezza nel suo comportamento. Sostengono che solitamente quando interrogano qualcuno, per di più per un crimine simile, c'era molta più enfasi, emozione, mentre le autorità vedono solo un uomo che risponde alle domande in modo automatico. A questo punto John sostiene che è molto bravo a tenere a bada le sue emozioni, ma il detective ribatte dicendo: beh, io non so come lei faccia, visto che è venuta a mancare sua moglie. Lo capisce? È passata miglior vita e lei se ne sta lì come se nulla fosse a rispondere alle nostre domande, come se stesse compilando un questionario qualsiasi. John si rende conto della gravità della situazione? Lui balbetta un sì, signore, la capisco, ma non aggiunge altro. Ma il detective continua e gli dice: John, è sicuro che sua moglie non gli abbia mai detto che era in qualche modo terrorizzata? Perché Nicole la stava letteralmente perseguitando? John risponde sempre in modo tranquillo: no, terrorizzata no, non direi. Ma era preoccupata, cosa normale, visto che Dana era a conoscenza del mio tradimento. Proprio in quel momento l'interrogatorio viene sospeso, perché un collega del detective Jason Sendricks, ossia Richard Pennycuff, lo chiama per avvisarlo di una cosa: ci sono novità parecchio scottanti. Il collega del detective Sendricks sostiene che un amico di John ha da poco consegnato un telefono alla polizia che John gli aveva prestato, in cui vi sono all'interno parecchi messaggi che si sono scambiati lui e Nicole. E in effetti questa è stata la svolta definitiva per questo caso, perché oltre a dei messaggi tra lui e Nicole, su quel telefono c'è anche un account email che non è mai stato disattivato. Questo significa che ogni volta che John e Nicole si mandavano delle mail, quel telefono continuava a riceverle. I detective hanno in mano migliaia di messaggi e nonostante non li avessero letti tutti, era palese una cosa: John e Nicole complottavano per togliere di mezzo Dana. A questo punto sia il detective Sendricks che il detective Pennycuff rientrano nella sala interrogatori ed effettivamente cominciano ad essere molto ma molto più oppressivi con John. Sendricks parte in quarto dicendo: ecco, cacchio, lo sapevo, ci sta mentendo alla grande. John continua a rimanere interdetto e gli chiede: ma su cosa starei mentendo, signore? Il detective gli risponde semplicemente: scambio di email, John, cospirazioni. Stiamo parlando di un account email che continua a usare ancora oggi. Abbiamo tutte le conversazioni sul suo altro telefono, quello che aveva prestato ad un suo amico. John, se lo ricorda? Non è più possibile mentire, John. Abbiamo le prove. John a quel punto rimane di sasso, non sa più che cosa dire. E quindi sta letteralmente in silenzio. Il detective Pennycuff si incazza ancora di più e inizia a dirgli: vuole che gliele vada a prendere? Vuole che gliele leggo tutte, John? Perché possiamo farlo, possiamo leggere quelle mail tutti insieme. Vogliamo leggere ogni parola che lei e Nicole vi siete scritti? Comprese le domande: il corpo dove finirà? Quando sarà tutto finito, mi vorrai ancora? Vorrai ancora fare cosacce con me oppure penserai che sono una stronza? E alla fine il detective Pennycuff alza ancora di più la voce, dicendo: eccolo qui, John McKay, incastrato dalle sue stesse mail. Ma John resta ancora impassibile di sasso, non dice una parola. E il detective si arrabbia ancora di più e a questo punto gli urla letteralmente in faccia: faccia all'uomo, abbia il coraggio di ammettere ciò che ha fatto, lo ammetta! È proprio quest'ultima frase che fa letteralmente crollare John. L'uomo dice ai detective che in effetti lui e Nicole avevano parlato, che l'unico modo per poter stare insieme era togliere di mezzo Dana. Però John sottolinea che quelle erano solo fantasie. Nessuno aveva attuato alcun piano per fare del male a Dana. Era sua moglie, la amava e non le avrebbe mai fatto del male in quel modo. A questo punto però i detective portano in centrale anche Nicole, l'ex amante di John, e ovviamente le mostrano le stesse identiche mail. E a dirla tutta, visto il comportamento di Nicole nei confronti di Dana, aveva sicuramente il movente più forte per togliere di mezzo Dana. D'altronde era innamorata di John e voleva averlo tutto per sé. Ma anche lei sostiene che quelle erano solo fantasie. Si erano scambiati delle mail non sul fatto che Dana fosse fatta fuori, ma sul fatto che tornasse in Georgia, nella sua città natale, ad interrogare il detective Pennycuff, che però non crede ad una sola parola di quella donna. Quindi le dice immediatamente: Nicole, vogliamo ammettere la verità? Mi guardi negli occhi. Nicole a questo punto risponde: fantasticavamo solo su quello, sul fatto che Dana tornasse in Georgia e sul fatto che noi
Volevamo scappare via, liberarci di lei per poter stare insieme. Ma glielo giuro, non sono stata io. Non abbiamo pianificato nulla, ve lo giuro, erano solo fantasie. È un reato fantasticare? Erano solo delle chiacchiere tra di noi. Il detective le risponde, sì certo, erano vostre fantasie, che ora però sono diventate realtà, quindi cosa dovrei pensare, Nicole? Nicole continua a ripetere, non sono stata io, non l'ho pianificato io. Io non c'entro niente con questa storia. Nicole arriva anche a piangere, sostenendo praticamente sempre le stesse cose. Ma alcune mail non erano assolutamente fantasie, specialmente per il modo in cui erano formulate. Vi leggo quindi i 4 mail. Nicole scrive a John, ti voglio tutto per me, quindi faremo questa cosa per stare assieme. John quindi le risponde, sarò in debito con te per tutta la vita. Nicole ribatte nuovamente dicendo, proverò a farlo accadere al più presto. E John dà la stoccata finale con quest'altra mail. Quando sarò tornato da New York, lei non ci sarà più, vero? Ecco ragazzi, non so, ai miei occhi questi messaggi sono tutto fuorché fantasie. È evidente che stessero pianificando qualcosa. E considerate che io vi ho letto 4 messaggi, ma la polizia ne aveva centinaia. Dopo ore di interrogatorio, Nicole si rivela comunque la più emotiva. Piange, continua a ripetere di non averlo fatto. Sostiene che non sarebbe mai stata in grado di fare una cosa del genere. Insomma, Nicole sicuramente ha avuto una reazione più umana rispetto a quella di John. Nonostante entrambi continuino a dire di non aver fatto nulla, le email erano delle prove ben sufficienti per poter arrestare sia John McKay che Nicole Hoechlin. Vengono accusati di associazione a delinquere e di omicidio di primo grado. Nonostante John e Nicole finiscano in prigione, però il caso non è assolutamente chiuso. Perché in effetti, se ricordate, c'erano le prove che i detective avevano raccolto sulla scena del crimine. E una prova in particolare poteva essere di vitale importanza. Poteva davvero rappresentare la chiave per risolvere il caso. E sto parlando della ciocca di capelli che è stata ritrovata nel pugno di Dana. Purtroppo quei capelli si rivelano essere proprio di Dana. Sicuramente si era strappata qualche ciocca tentando di proteggersi dall'aggressione. Di conseguenza per la polizia è un problema non avere il DNA che avrebbe collegato Nicole alla scena del crimine. Purtroppo l'indagine si ritrova ad un punto morto. Ma a 2 mesi della dipartita di Dana, esattamente il 17 settembre, un altro testimone si fa avanti con una notizia davvero bomba. È una donna, si chiama Trisha, e dice semplicemente «So chi è stato a freddare Dana McKay». Il detective non è molto sicuro e quindi le chiede in modo poco convincente «Ah sì? E chi sarebbe stato?». Trisha non ha remore nel dire un nome secco, Nate Hoechlin, il marito di Nicole Hoechlin. Il detective a questo punto si dimostra alquanto spaesato e chiede a Trisha come conosca il marito di Nicole. Trisha risponde con molta tranquillità «È il mio ragazzo!». O forse dovrei dire che era il mio ragazzo. Il detective a questo punto capisce che quella donna stava frequentando, a sua volta, il marito di Nicole. Nace tradiva sua moglie e sua moglie tradiva Nace. A questo punto il detective chiede a Trisha, mi scusi, ma perché Nace sarebbe il colpevole? Trisha risponde che John avrebbe sborsato $20,000 proprio per far fuori sua moglie Dana. Ma non è finita qui, perché di mezzo c'è anche Gregory Crawford, il collega di Nicole e John. John aveva promesso anche a lui $20,000. Quindi, in pratica, il caro soldato marito modello avrebbe sborsato ben $40,000 per far sparire sua moglie. In quanto era consapevole che il divorzio non era una via plausibile, non poteva assolutamente divorziare dopo quello che gli aveva detto Dana. Quindi, in realtà, quando Dana è venuta a mancare, cos'è accaduto? Nace, Nicole e Gregory entrano a casa McKay dal garage. E mentre Gregory e Nicole si preoccupano di mettere tutto in disordine appunto per inscenare una rapina finita male, Nace fa il lavoro sporco e purtroppo usa contro Dana un piede di porco. Arriviamo a maggio 2015, quando John McKay, Nicole Hoechlin e Nace Hoechlin vengono dichiarati colpevoli di omicidio di primo grado. John viene condannato a 28 anni, Nicole a 23, Nace a 40 anni e infine Gregory viene dichiarato colpevole di associazione a delinquere per omicidio capitale e viene condannata a 17 anni. John, Nicole e Nace avevano tutti quanti una doppia vita. Pensando di farla franca, hanno tentato di eliminare la vecchia vita per poi sostituirla con quella nuova. E le loro azioni hanno avuto conseguenze terribili. Dana, una donna brava, gentile e generosa, ha perso la vita. Come vi ho detto a inizio video, credo non si smetta mai di conoscere una persona per davvero. In alcuni casi è davvero necessario tenere gli occhi bene aperti. Perché purtroppo cose del genere non succedono solo in America, ma potrebbero succedere anche in Italia. Detto questo ragazzi, spero che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Io vi mando un bacione, noi ci vediamo
prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, mangiate sempre le verdure, ma soprattutto ricordate che l'occhio critico vi osserva.